Samsung Galaxy A52s è un dispositivo che è da prendere in seria considerazione per chi cerca uno smartphone, magari lo deve sostituire e vuole un equilibrio, una qualità prezzo, un bel dispositivo, una buona assistenza se mai ne avessimo bisogno, un pannello fatto veramente bene e un dispositivo curato anche nei piccoli dettagli. Lui è dotato di un pannello da 6,5 pollici AMOLED, proprio di fattura Samsung, che spinge fino a 800 nits in esterna. Questo vuol dire che non avremo nessun problema a vederlo in ambienti appunto molto luminosi o sotto la luce diretta del sole. Il sensore biometrico posto di sotto del vetro è veloce, reattivo, non fulmineo, ma comunque preciso. E in più possiamo abilitare, se lo preferiamo, anche lo sblocco 2D col volto. Il sistema è fluido, gira veloce, gira molto bene, grazie a due cose. Il primo, il processore, uno Snapdragon 778G, molto rodato, molto collaudato e ottimizzato. Sappiamo che è un dispositivo usato tantissimo in ambiente smartphone e quindi è un dispositivo che è stato nel tempo raffinato e quindi gira veramente bene. Il secondo fattore che fa girare questo dispositivo in maniera così fluida è il pannello, un display Full HD Plus da ben 120 Hz di refresh rate. Questo va da sé che le immagini saranno fluide, il sistema sarà fluido, proprio perché il pannello è aggiornato 120 volte contro le 60 dei pannelli classici e i 90 dei dispositivi mid-range che oggi troviamo in commercio. Lui si spinge fino a 120. Gli scatti sono buoni, non sono da top di gamma, ma lui non costa quanto un top di gamma, quindi non possiamo aspettarci foto da dispositivi da oltre i 1.000 euro. Quest'anno abbiamo visto i top di gamma a prezzi veramente veramente assurdi. Quello che mi è piaciuto in questo dispositivo, che ho trovato molto interessante, è stato il feed della vibrazione, l'ottimo sensore sotto il display, la piacevolezza nell'usarlo e l'estetica anche delle camere che mi sono veramente piaciute. Fatemi sapere la vostra, se lo avete scrivetemi qui nel box dei commenti cosa vi piace di questo telefono, se siete soddisfatti oppure no. Io lascerò qui in descrizione e nel box dei commenti il link alla promozione attualmente in corso proprio su di lui, su questo Galaxy A52s, e il link al mio canale Telegram dove pubblico delle offerte del mondo tech quotidianamente, quelle poche offerte ma buone che fanno risparmiare un bel po' di soldini. Quindi se oggi devi acquistare uno smartphone, lui è il diretto concorrente del Realme GT Master Edition. Se ti interessa, guarda il mio video anche su di lui.